Nicolas, purtroppo non è arrivata la vittoria, peccato per il palo colpito da Eusepi, un pareggio che forse ci può stare anche un pochino stretto. No, guarda, penso che dispiace non aver vinto, però penso sia stata una partita equilibrata dove ci sono state occasioni da entrambe le parti. Noi abbiamo avuto quell'occasione di Umberto dove purtroppo ha preso il palo e non è andata dentro, che questa volta è andata così, la prossima sicuramente ci andrà meglio. Penso che la cosa più importante è che la squadra ha fatto una partita come doveva, penso che abbiamo fatto la nostra partita e questo è l'importante. A mio avviso ha giocato un'importante gara. A tuo avviso invece che percentuale è il recupero di Nicolas Adrianschiavi? Come ti senti? Quanto ti senti ovviamente importante per questa squadra? No, io cerco sempre di dare il massimo penso che piano piano sto riprendendo la forma, era tanto che non giocavo, ma la cosa più importante, cioè, è sempre dare il massimo per dare una mano alla squadra. Adesso si torna al Mentis, finalmente prima dell'anno 2022, lunedì si gioca contro il Foggia. Penso che non c'è tanto da dire, sarà una partita difficile, ma abbiamo tantissima voglia di vincere. Non siamo riusciti a portare a casa oggi 3 punti e sicuramente daremo qualcosa in più per far sì che la prossima partita rimanga in casa nostra. Grazie Nicolas. Grazie a te.